Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz. La stagione NBA è ufficialmente iniziata. Ci sono stati i media day per tutte le squadre NBA, tante curiosità, tante cose di cui parlare. Oltre al media day ci sono anche alcune informazioni riguardo lo stato di salute di alcuni giocatori. Partiamo subito perché partirei da Lakers e Nets. Per quanto riguarda i Lakers, LeBron ha dato i voti alla campagna acquisti dei Los Angeles Lakers, sostanzialmente ha dato i voti a se stesso in quanto GM dei Los Angeles Lakers. Detto questo, passiamo a Golden State. Stephen Curry ha predicato aggressività da parte della dirigenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un'occasione, se c'è un giocatore da prendere, bisogna essere aggressivi sul mercato, il che vuol dire probabilmente sacrificare i giovani che sono appena arrivati, Kuminga e Wiseman. Passiamo poi ai Brooklyn Nets, perché c'è stata la grana relativa a Kyrie Irving, che non si è presentato, ha fatto il suo media day via Zoom. Perché? Perché non è vaccinato e ha semplicemente chiesto di non parlare di quegli aspetti. Mentre Kyrie Irving è molto criptico da questo punto di vista, strano come al solito, Kevin Durant continua a predicare calma dicendo che a un certo punto durante la stagione sicuramente saranno tutti. Ecco, è quel a un certo punto che non è ben definito se sia domani o tra 5-6 mesi, chi lo sa. In ogni caso, durante il media day dei Brooklyn Nets c'è stata anche la presenza di David Letterman, famosissimo presentatore, insomma, il David Letterman Show, credo lo conosciate tutti, che ha presentato a KD un paio di domande veramente da idiota, e vi invito ad andare a vederle su YouTube. Passiamo poi al discorso Washington Wizards, perché oltre a Kyrie Irving, per quanto riguarda il discorso non vaccinati, c'è anche Bradley Beal, che ha ammesso, insomma, ha detto che non si è vaccinato e probabilmente non si vaccinerà. Stesso discorso per Andrew Wiggins per quanto riguarda i Golden State Warriors e per Jonathan Isaac per quanto riguarda gli Orlando Magic. Ci sono squadre che invece si sono già vaccinate al 100%, tra queste cito i San Antonio Spurs, dove immagino Popovic li abbia presi uno a uno per i capelli o per il coppino e li abbia portati o li abbia vaccinati direttamente lui, conoscendo il tipo di personaggio. E poi, insomma, altre questioni legate al vaccino io non le voglio trattare, perché poi so che nei commenti so che c'è gente che la pensa in un modo, la pensa in un altro. Mi limito solamente a fare una considerazione, ovvero che se la NBA mette delle regole, se la NBA ha messo come regola che c'è l'obbligo per staff, dirigenze, addetti ai lavori, ma non per i giocatori, probabilmente spinte dai giocatori ne ha avute, e fa capire quanto il sindacato giocatori comunque conti forse anche più delle franchigie stesse in alcune situazioni. Sta di fatto però che le leggi dei singoli stati possono andare sopra a quelli che sono gli accordi tra la NBA e i giocatori, perché a New York e a San Francisco, per esempio, dove giocano Knicks, Nets e Golden State, c'è l'obbligo per i pro players, per i giocatori professionisti, di vaccinazione, altrimenti non possono entrare nei palazzetti, non possono praticare sport. E sappiamo che Kyrie Irving gioca a New York, sponda a Brooklyn, ed Andrew Wiggins gioca a Golden State, quindi a San Francisco. Staremo a vedere, la NBA dovrà trovare una soluzione che possa andare bene a tutti e basta. L'altro lato della medaglia è LeBron James, che ha detto che per il bene della sua famiglia si è comunque vaccinato, che aveva dei dubbi ma l'ha fatto, e insomma alla fine credo che anche Kyrie Irving e gli altri Novax, permettetemi il termine, debbano in qualche modo adeguarsi se vogliono continuare a giocare. Poi, altre news. Zion Williamson si è presentato in conferenza stampa, classiche domande di rito, ovviamente domande sul suo stato di salute. È appena stato operato al piede per una frattura che, a parole sue, si è procurato playing basketball, giocando a basket, quindi non è che ha preso un colpo, non ha detto che si è girato il piede, che ha preso un colpo, che qualcuno gli ha tirato una martellata, no. Ha detto: stavo solo giocando a basket, il che mette un'ulteriore crepa, oltre che sull'osso del piede di Zion, anche su Zion stesso, sul suo stato fisico. L'ho visto abbastanza grosso in conferenza stampa. Salterà tutta la prestagione,
dicono Sponda Pelicans che sarà presente alla opening night, quindi alla prima partita stagionale dei Pelicans, fatto sta che è l'ennesima crepa sulla carriera di Zion Williamson, che di fatto deve ancora iniziare, se ci pensiamo bene. A domande poi su come si trovi a New Orleans, come si trovi coi compagni, qual è il suo rapporto con Griffin, l'attuale GM, diciamo che ha risposto con frasi più o meno fatte, ma non è capace a mentire. Se andate a vedere la conferenza stampa, si vede chiaramente che sono frasi di circostanza, che in realtà Zion, diciamo, ha un po' di mal di pancia, dai, lo si vede. Passiamo poi a Cade Cunningham, che pare abbia messo su almeno 5 kg di muscoli, ancora prima di entrare in NBA, il che è un'altra linea guida per la NBA di questi anni, cioè giocatori che fanno tanta, forse troppa, mi verrebbe da dire, palestra, e probabilmente perdono parte del loro gioco a causa del troppo ingrossamento. Però vabbè, insomma, è solo una news il fatto dei 5 kg di muscoli di Cade Cunningham. Vedremo. Continuiamo, perché oltre al discorso legato all'infortunio di Zion Williamson, c'è anche il discorso legato all'infortunio di Caris LeVert, frattura di stress per stress alla schiena. Gli Indiana Pacers non cominciano benissimo la stagione, con TJ Warren out a tempo indefinito e Caris LeVert out per una frattura da stress. Se il buongiorno si vede dal mattino, caro Carlisle, un cero a Sant'Antonio, io sinceramente lo porterei. Passiamo poi ai Denver Nuggets. Perché i Denver Nuggets? Perché è notizia dell'altro ieri ormai che Michael Porter Jr. firmerà un contratto al Supermax per i rookie in uscita dal loro primo contratto da rookie, il che vuol dire 172 milioni base, 207 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi. Sono obiettivi unlikely, cioè difficilmente, molto difficilmente raggiungibili, quindi diciamo che lo stipendio sarà quello base, perché si parla di MVP, di Defensive Player of the Year, Michael Porter Jr., Defensive Player of the Year, ci siamo capiti, e primo quintetto l'NBA. Sul fatto che Porter Jr. possa addirittura diventare uno star già da questa stagione, io sinceramente sono pronto a scommetterci, non tantissimo, ma un paio di eurini su MPJ all'All-Star Game posso anche scommetterceli. Quello che balza all'occhio è la strategia dei Denver Nuggets, che hanno confermato, certificato che su questo core di giocatori vogliono puntare, non per vincere adesso, quest'anno, ma nell'arco di 3-4 anni. È un core giovane, è un core che hanno pagato tantissimo, perché è scattata l'estensione di Jamal Murray, Jokic è l'MVP, Aaron Gordon è stato rinnovato adesso, Michael Porter Jr. verrà esteso, quindi partirà dall'anno prossimo il nuovo contratto, hanno rifirmato già Michael Green e Will Barton per più soldi, hanno preso Jeff Green. Insomma, ragazzi, i Denver Nuggets sono veramente lunghi, giovani, un core giovane che è il più promettente per quanto riguarda la NBA tra 3 anni, da oggi a 3 anni. E le altre squadre che attualmente sono in alto nella Western Conference sono i Lakers, geriatria, gli Utah Jazz, che a parte Mitchell sono in là con gli anni, i Phoenix Suns, che però perderanno Chris Paul, che prima o poi si ritirerà, e per l'appunto i Denver Nuggets, che invece sono i più giovani del lotto e quelli più promettenti per quanto riguarda l'immediato futuro. Che altro dire, ragazzi? La stagione è iniziata. Ieri sono andato live in pausa pranzo per parlare del Media Day. Abbiamo commentato insieme alcune notizie, alcune delle quali vi ho riportato anche nel video di oggi. La pausa pranzo ricomincerà settimanalmente. Cercherò di darvi orari, date e diciamo tutte le informazioni per seguirmi su Twitch per quanto riguarda la pausa pranzo, quindi la visione degli highlights della notte NBA insieme, un format che l'anno scorso era andato molto molto bene e che voglio ovviamente ripetere per questa stagione. Vi ricordo che il 3 ottobre ci sarà la prima partita di pre-season, domenica ore 21:30, insieme su Twitch, se vi va mi trovate. Ragazzi, buona giornata, buona NBA a tutti, ci vediamo, ciao!